Oggi, 2 maggio 2022, molti resistenti hanno potuto finalmente riprendere a lavorare dopo 199 giorni di punizione, sapendo però che la tregua durerà qualche mese e poi il governo dei migliori tornerà all'attacco con quarta dote, microchip e identità digitale. Nel frattempo, il salotto di Mimar continua il suo umile lavoro, cioè informare gli iscritti al canale. La notizia di oggi è super! Il 28 aprile 2022, il Tribunale del Lavoro di Padova ha emesso una sentenza nella quale ha dichiarato nero su bianco quello che quel complottista e terrapiattista di Mimar ha sempre sostenuto. Mettetevi comodi. Leggiamo assieme le parti più importanti della sentenza. È il caso di un operatore sanitario sospeso perché non bazzinato, che ha fatto ricorso vincendolo e può quindi tornare a lavorare con il tampone a sue spese. Al di là di questo, ciò che è interessante è l'analisi fatta dal giudice Roberto Beghini. Cominciamo. Non di meno, a ben osservare, l'obbligo bazzinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti. Sta parlando degli ospiti della struttura sanitaria. E qui risiede l'irragionevolezza della norma ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo bazzinale può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l'esperienza quotidiana, che una persona bazzinata contragga il virus e contagi le altre persone, bazzinate o meno che siano. Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute, e poi mette il link. Nonostante l'avvio della campagna bazzinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall'inizio della pandemia, pari a 220.532, è stato registrato l'11 gennaio 2022. Dopodiché fa vedere il grafico, quindi il numero più alto 220.000. Colgo l'occasione per correggermi perché in un video ho detto che abbiamo raggiunto i 250.000 contagi. Invece, secondo questa analisi, il massimo è stato 220.532. Dopo, il giudice analizza i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Prende quelli di gennaio, al 19 gennaio, e poi prenderà anche quelli di aprile, riguardanti l'efficacia del bazzino. Ve li potete leggere da soli, perché vi metto il PDF sul mio canale Telegram. Prosegue poi dicendo: lo stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa, cioè la cosiddetta fake news, l'affermazione secondo cui se ho fatto il bazzino contro SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dote, non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri. Questa è una fake news e lo dice il ministero. È quindi assodato che il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al bazzino non garantisce che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto, nella specie gli ospiti della struttura sanitaria. Di qui, come detto, il dubbio sulla ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo bazzinale in questione. Imposizione non idonea al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Interessante. Sempre come dimostra la comune esperienza, il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro è invece, udite udite, quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto. Ragionevole certezza che,
come visto, non può essere data dalla bazzinazione, bensì dalla sottoposizione periodica del lavoratore al tampone. Ma guarda un po', e chi l'avrebbe mai detto? La tesi non persuade perché resta il fatto che la persona bazzinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri. Adesso attenti! La garanzia che la persona bazzinata non sia infetta è pari a zero. È chiaro? Ottimo! Invece, la persona che, pur non bazzinata, si sia sottoposta al tampone può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. Ma guarda un po', ma quel terrapiattista di Mimar l'aveva sempre detto, guardate che il tampone ti dà la sicurezza di essere negativo, il bazzino no. Ma guarda un po' quel terrapiattista, ma ci aveva preso. Oh, ma sti terrapiattisti, Se non siete contenti lo ripete anche in fondo. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz'altro relativa, ma quella data dal bazzino è pari a zero. Ripetiamo. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz'altro relativa, ma la garanzia data dal bazzino è pari a zero. La garanzia data dal bazzino è pari a zero. Avete presente la O di Giotto? Ecco quella, zero. Ho tre caramelle, ne do una a Marco, una a Sara e l'altra a Maria. Quante me ne rimangono in mano? Zero. Che cosa ho in mano? Il nulla assoluto. Qual è la garanzia del bazzino? Zero. Come la mia mano adesso senza caramelle. Andiamo avanti. Pertanto, non appare manifestamente infondato il dubbio che l'introduzione dell'obbligo bazzinale per i lavoratori del settore in esame costituisca una misura inidonea, cioè non idonea, non adatta, e quindi irragionevole, come dice l'articolo 3 della Costituzione, a raggiungere lo scopo che si prefigge, cioè evitare la diffusione del virus nell'ambiente di lavoro, precisamente alle persone fragili, ospiti della struttura. La norma impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica, ex articolo 32 della Costituzione. Poi qua vi ho sottolineato il fatto che cita il regolamento 953 del 2021, che chi mi segue l'ha sentito nominare almeno 100 volte. Ma guarda un po', sti giudici che vanno a citare le stesse cose che citava quel terrapiattista di Mimar, mamma mia! Poi, sono più o meno a metà, dice la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda bazzinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ma guarda un po', e l'avevamo detto, Ed infine, l'obbligo bazzinale, oltre ad apparire irragionevole e sproporzionato, sembra anche contrario all'articolo 32 della Costituzione, poiché, come visto, non previene il contagio e non tutela quindi la collettività, nella specie i soggetti fragili, finendo quindi col violare il diritto all'autodeterminazione terapeutica, sancito da tale precetto costituzionale. Il diritto alla salute presenta quindi una connotazione sia oppositiva che pretensiva. Oppositiva nella parte in cui attribuisce al titolare il potere di rifiutare i trattamenti sanitari non voluti, anche se vitali. Viene all'uopo affermato il principio secondo cui ciascuno deve poter disporre della propria salute
e dell'integrità personale e in tale ambito deve essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche. Ripetiamo, il diritto di rifiutare le cure mediche. Quindi mi rifiuto di fare il bazzino, non mi può impedire di lavorare, perché io ho il diritto di rifiutare le cure mediche. E chi lo dice, Mimar? No, il giudice Roberto Beghini, lasciando che la malattia segua il suo corso, anche fino alle estreme conseguenze. Voglio prendere il virus e voglio morire, sono affari miei, ok? Non ti deve interessare. Il bazzino, ripetesi, non impedisce il contagio e non tutela quindi la collettività, nella specie persone fragili, ma solo la persona che accetta di sottoporsi. Quindi, lo devi fare per gli altri? No, l'ha detto il giudice Roberto Beghini. Tutela solo la persona che si è sottoposta al trattamento. Punto, basta, finish. E cosa bisogna aggiungere a tutto questo? Io direi nulla. Più chiaro di così. Voi, che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.